Buonasera e bentornati al consueto appuntamento con T-Sport, tutto lo sport della regione toscana della provincia di Firenze qua sugli schermi di Teleiride. Bene, dobbiamo cominciare a raccontare la giornata di sport da ieri perché c'era la partita delle partite per il popolo viola, ovvero quella con la Juventus per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, una partita che ovviamente tutti sanno si è conclusa sullo 0-1 per la Juventus, una partita che noi vogliamo commentare insieme a Benedetto Ferrara della Repubblica. Benedetto, sei in collegamento? Sì, ciao, buonasera a tutti. Allora, ieri grande atmosfera a Firenze, ripartiamo da questo perché sicuramente il risultato che tutti conoscono non è quello che Firenze si aspettava, però possiamo ripartire da una città che ancora una volta ha dato un segno di grande attaccamento alla squadra? Ma sì, attaccamento, civiltà, insomma, una serata bella, al di là dell'epilogo chiaramente, ma una serata importante, poi alla fine smaltita la delusione, quello che resta comunque esserci arrivati a una serata come questa. Purtroppo, insomma, incontrare la Juventus agli ottavi, diciamo che è stato quello che ha un po' rovinato la corsa della Fiorentina. Poi, se vogliamo fare un ragionamento tecnico, possiamo dire che la sfida è stata decisa da un'assenza, è quella dei Rossi, giocatore che può cambiare le carte in tavola ovviamente per la Fiorentina, è purtroppo fuori da un bel pezzo, e dall'altra parte la Pirlo, è il giocatore che riesce a calciare le punizioni come se fossero dei calci di rigore, quindi poi ovviamente in inferiorità numerica la Fiorentina ha sofferto. È stata una partita particolare, molto tattica, si sono un po' tutti annullati, insomma, centrocampo e sulle fasce, Pogba, Aquilani, Vargas, Vidal, Cuadrado, Asamoah. Cuadrado ha messo terzino per impedire a Asamoah, come dire, di essere pericoloso, ma alla fine la Fiorentina forse ha pagato più il prezzo di questo confronto, perché qua senza Cuadrado in avanti, con i trequartisti in sofferenza, ovviamente pochi palloni sono arrivati a Gomez. Diciamo che la Fiorentina aveva provato a chiudere la partita nel primo tempo, non è riuscita a farlo, anche per sfortuna, per un errore di Ilicic, però la palla gli è capitata sul destro e poi la partita è andata come è andata. Però io credo una cosa, molto al di là appunto dello stato d'animo del tifoso della Fiorentina, che chiaramente ci aveva arreduto, perché quel gol di Gomez a Torino aveva spalancato un po' le porte sul sogno, va detto che comunque la Fiorentina ha giocato, se l'è giocata alla pari, ha lottato finché hanno retto le forze e la parità numerica sul campo, e è riuscito a testa alta, insomma, questo, e soprattutto questa è una squadra che ha ancora un futuro e credo che abbia non solo una finale Coppa Italia ma anche da disegnare per la prossima stagione, se la coppia Gomez-Rossi finalmente può come dire manifestarsi. Se la sfortuna finisce, abbandona la Fiorentina, credo che ci saranno altre soddisfazioni, molte soddisfazioni. Senti Benedetto, come detto ripartiamo dalla gente di Firenze, ripartiamo anche da questa squadra che, come hai giustamente detto tu, deve ancora arrivare a un altro appuntamento importante della stagione, proprio della squadra però, sebbene sia stata una partita decisa da un singolo episodio, ovvero l'espulsione di Rodriguez e poi la punizione di Pirlo conseguente, è finito diciamo sul banco degli imputati proprio Gonzalo Rodriguez per questa espulsione. Ti senti scagionare dal suo fallo e quindi da quello che ha generato Gonzalo Rodriguez, oppure è stato un errore davvero troppo grave? No, come io ho scritto, Gonzalo Rodriguez non aveva sbagliato niente, fino a quel momento aveva giocato una partita perfetta, su Llorente era stato impeccabile. Credo che quel fallo è stato un fallo obbligato, perché il giocatore sarebbe andato in porta. Ovviamente quando si arriva a fare un fallo del genere vuol dire qualche errore di posizione l'ha commesso, però insomma non me la sento di accusare Gonzalo, che ha giocato una bella partita. Purtroppo quelli sono errori che poi paghi molto caro. Però io la squadra di ieri sinceramente... È chiaro che aveva qualche problema, perché Montella ha voluto bloccare le fasce e questo però ha impedito alla squadra di giocare, di fare gioco sulle fasce. Quindi al momento in cui Borca Valero e Ilicic c'erano in difficoltà,
tra le linee Gomez è rimasto solo, poi è calato anche lui, poi insomma si può discutere le sostituzioni, ma io credo che non abbia nemmeno più senso, cioè qui bisogna dare atto a una squadra di aver lottato fino alla fine contro una Juventus che come dire comunque guida in Italia, è la squadra che ha dominato, stradominato il campionato, quindi io credo che insomma bisogna soltanto applaudire la Fiorentina. Poi, e credo anche un'altra cosa però, che gli errori eventualmente che Montella può, o le valutazioni su cui anche oggi lui ritornerebbe col senno di poi, ma insomma è tutta esperienza anche per lui, che comunque in situazioni e partite così fino ad oggi non l'aveva mai giocato, disputate da allenatore intendo dire. Era anche un momento importante per la famiglia della Valle, che tornava ad un impegno importantissimo in Europa, un impegno che, come abbiamo detto e come ormai sanno tutti, non è finito nel migliore dei modi. Può essere però un ennesimo stimolo per rinforzare la squadra questo? Ma la squadra sicuramente sarà rinforzata, perché questa è una squadra, l'anno prossimo è il terzo anno del ciclo, è l'anno in cui bisogna stringere, no? Bisogna far rendere al massimo. Se davanti hai Rossi e Gomez, tu non puoi fare certo una squadretta per galleggiare, cioè tu proverai a approfittare di questa coppia che secondo me è la più forte del campionato italiano, se i due giocatori stanno bene naturalmente. E quindi la squadra secondo me cambierà modulo, cambierà uomini sulle fasce, perché lì la squadra secondo me è debole. E si rinforzerà senza fare follie, non ha bisogno di stravolgimenti, ha bisogno di tocchi importanti, secondo me sicuramente verrà fatto, anche perché bisogna fare un ragionamento abbastanza logico, ripeto, se tu hai investito su Rossi e Gomez, al di là di come è andata quest'anno, tu non è che l'hai fatto così per scherzare, sarebbe sciocco come dire buttare via questo patrimonio non mettendoli a disposizione una squadra all'altezza, tenendo conto che i tocchi non devono essere tanti. Ripeto, due o tre difensori, ma compresi gli esterni, e un centrocampista, insomma, pensando che magari Ambrosini e Pizzarro vanno sì, via. Sì, in effetti la partita è un problema dalla regia, Benedetto, sì. Scusa l'interruzione. Figurati, comunque avevo finito. Comunque, ti ringraziamo, ovviamente poi lo sguardo adesso va al campionato in attesa della partita della finale di Coppa Italia, come hai detto tu. Grazie mille a Benedetto Ferrara e appuntamento alla prossima occasione. Grazie a voi, un abbraccio, ciao. E abbiamo sentito anche in maniera abbastanza involontaria da parte della regia riproposto l'audio del servizio che andrà in onda a brevissimo, perché vogliamo parlare anche di basket. L'Africo Firenze, l'Enegan del basket, si prepara a una sfida importantissima di campionato contro Torrevento, la squadra del Nord Barese, partita che si giocherà lunedì. Noi abbiamo voluto ascoltare coach Attilio Caia, perché questo è uno scontro diretto per la salvezza, e allora sentiamo proprio le parole dell'ex coach della nazionale. Beh sì, in effetti è una partita in crocevia, decisivo e definitivo, ovviamente non solo perché mancano poche partite alla fine, ma alla luce anche della situazione Lucca, dei punti che ci sono stati tolti in classifica, diventa una partita in cui abbiamo un solo risultato, non possiamo neanche pensare difendere il vantaggio dell'andata, ma il risultato è la vittoria, e dobbiamo quindi arrivare a questa partita dove e loro già hanno l'opportunità di avere un vantaggio in classifica, hanno un atletismo importante, hanno delle buone qualità che noi all'andata, facendo un'ottima partita, eravamo riusciti a fermarle molto bene, e abbiamo bisogno anche stavolta di fare una partita così dal punto di vista agonistico, dal punto di vista dell'energia, molto importante. Abbiamo bisogno di 40 minuti di grande dedizione difensiva, e solo in questo modo riusciremo a fare il nostro risultato. Ecco, noi queste cose le possiamo fare, dobbiamo avere, ripeto, l'energia, la fiducia di poterle fare, perché anche l'andata loro erano molto forti sotto canestro con Amoroso, Elliot, per noi eravamo riusciti a pareggiare la loro energia, la loro aggressività, e forse esserlo ancora di più, e quindi eravamo riusciti anche a fare un ottimo lavoro sugli esterni, su Contento, su Muro,
Amur, su Petrucci, è fatto proprio una partita di grande decisione, di grande aggressività, ed è questo che è la prima cosa che dobbiamo pareggiare. Dopodiché, se si pareggia questo, si va nel secondo aspetto, che è l'aspetto tecnico tattico, dove noi abbiamo buone carte a giocarsi, abbiamo buone qualità, però principalmente, ecco, è quello l'aspetto importante da pareggiare, perché è una partita poi così delicata, perché è chiaro, decisiva per noi, decisiva anche per loro, perché sono la nostra controparte. Una partita così delicata, è chiaro che l'aspetto decisionale, l'aspetto di intensità, l'aspetto mentale è quello che è più importante. Lo stato di forma della squadra, direi, da parte di tutti, è un momento positivo, diverso il momento di Young, perché è appena arrivato, quindi è assolutamente fuori fase rispetto agli altri, e quindi un momento così, non di grande forma fisica, però contiamo su di lui in una sua forma mentale, in una sua aggressività, in una sua, diciamo, agonismo, un giocatore che può avere delle buone risorse, un giocatore uno aggressivo, uno competitivo, ecco, ci auguriamo che queste sue risorse possano sopperire la sua non brillante condizione fisica. Dobbiamo dire che noi quest'anno sul campo come squadra abbiamo fatto poco per tirarci, diciamo, la gente dalla nostra parte, crearci un buon movimento, crearci simpatia, crearci seguito, quindi noi ci siamo meritati poco, abbiamo fatto poco, e quindi dobbiamo prendere quello che viene, già ringraziando quelli che ci sono per la pazienza che hanno avuto. Se qualcuno ce ne vorrà dare un po' di più di fiducia, ci vorrà dare questa possibilità di rifarci ancora per questa partita, noi abbiamo un impegno verso noi stessi, verso l'età, di fare il massimo, di mettercela tutta, e ripeto, ringraziando tutta quella gente che è venuta fino adesso, che sarà presente anche nelle prossime, da lunedì, nelle prossime partite, perché noi siamo in debito verso di loro, e quindi loro hanno avuto fiducia in noi, e speriamo lunedì di regalare un momento di positività. E allora vi ricordo, visto che siamo in chiusura, ci sarebbe tanto ancora da parlare, ma ovviamente dobbiamo lasciare spazio alla programmazione di Teleire. Dunque vi ricordo che per quanto riguarda il fine settimana di sport nella provincia di Firenze si attende lo scontro di Serie A2 di pallavolo femminile tra Savino del Bene e Vicenza. Poi per quanto riguarda invece il campionato di Serie A1 di rugby, il Firenze Rugby sarà impegnato contro i Lions Piacenza, mentre per quanto riguarda il football americano, terza partita dell'anno per i Guelfi Firenze, impegnati in casa domenica alle 15 contro la Legio XIII Roma. Con questo abbiamo veramente concluso, dunque appuntamento a lunedì, sempre su T-Sport, sempre sul 96 del digitale terrestre, stesso orario.